Un progetto della polizia mette in guardia i ragazzi dai pericoli che si corrono navigando in rete. Una vita da social, un tir con a bordo gli esperti della polizia postale sarà domani a Bari in Piazza Prefettura. A proposito dei rischi che sono in agguati su internet, Leonardo Zellino è stato in una scuola media. Sentiamo la testimonianza che ha raccolto. Lei ha postato anche qualche foto su Facebook e sotto lì scrivono te devi morire, tanto non importa nessuno, sei brutta, eccetera. Storia di ordinario cyberbullismo, scuola media Michelangelo di Bari. Laura, nome di fantasia, ci racconta il dramma vissuto da una sua amica. Violenza online, insulti pubblicati sul profilo Facebook della ragazza. No, lei non è andata più a scuola per una settimana circa. E se continuavano nei commenti a scrivergli che se non ci fosse andata era meglio, che era bruttissima. È stata Letizia ad avvisare i genitori della sua amica, il preside ha fatto il resto, i bulli sono stati sospesi per una settimana. Letizia e la sua scuola partecipano al progetto Reputazione in Rete. È una sperimentazione che è stata, diciamo, accolta da 18 scuole di Bari su, appunto, proposta del comune di Bari. Una classe per ogni scuola, 15 ragazzi per classe, genitori, studenti e insegnanti si confrontano sui pericoli della rete in un gruppo chiuso su Facebook. Prendiamoci per mouse. Come esiste la scuola guida per le automobili che si fa insieme ad un genitore, le prime guide si fanno con un genitore, anche l'utilizzo del computer, dei social network andrebbe fatto con una certa consapevolezza che invece manca. Nel gruppo Prendiamoci per mouse, qualcuno ha pubblicato l'immagine di Cappuccetto Rosso davanti a un computer. Come dire, attenti, la Cappuccetto Rosso 2.0 rischia di incontrare non solo uno, ma tantissimi lupi. Nelle fiabe c'è sempre l'happy end, a un certo punto arriva il cacciatore, nella vita non sempre è così. Allora bisogna prevenire, e l'obiettivo di una vita da social, la campagna di educazione alla legalità su internet della Polizia di Stato. Un tir sta facendo il giro d'Italia e domani approderà a Bari. A bordo gli specialisti della Polizia Postale per spiegare a studenti e genitori quali sono i pericoli della rete, consigli per una navigazione sicura. Allacciate le cinture e buon viaggio.